Buongiorno Laura Serafini. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti voi. Benvenuta qui nel posto delle parole per raccontare. Laura Serafini, giornalista, responsabile della parte comunicazione del festival Vocalmente di Fossano, che è entrato nel vivo. Per chi non conoscesse ancora Vocalmente, questo top nome molto bello, in che cosa consiste? Vocalmente Livio è ormai giunto alla sua terza edizione, è un festival internazionale dedicato esclusivamente alla musica cappella. Per chi non sapesse che cos'è la musica cappella, è molto semplice, è la musica che viene fatta senza l'utilizzo di strumenti musicali. E da che cosa nasce? Dall'idea di chi? Nasce dall'idea di Tobias Hug, che è un ex swing singer, uno dei gruppi simbolo del genere a cappella nel mondo, che ha avuto modo di lavorare con il coro Voxis della Fondazione Fossano Musica, l'ex istituto civico Baravallo oramai trasformato, che appunto ospita questa realtà cappella che si chiama coro Voxis. Da lì, da un lavoro insieme molto semplice, è nata l'idea di creare un festival. Dopo una edizione zero oramai di 4 anni fa, si è partiti con il vero e proprio festival, che continua a crescere di anno in anno e che di anno in anno accoglie sempre più riconoscimenti da parte di tutto il mondo, con partecipanti che arrivano proprio da tutto il mondo. Partecipanti che arrivano da tutto il mondo. Adesso vediamo subito al programma per rendere un elemento di servizio, di informazione importante, Laura Serafini. Dove possiamo incontrare Vocalmente? Possiamo incontrarlo nelle vie di Fossano, nel centro storico, perché una delle caratteristiche di questo festival è dare la possibilità a chiunque voglia, partecipanti al festival, ma anche non partecipanti al festival, di esibirsi, di organizzare delle esibizioni estemporanee sotto i portici del nostro splendido centro storico. E a partire da oggi pomeriggio, invece, dalle 16 fino alle 19.30 circa, nella splendida cornice del Castello degli Acaia, si potranno seguire numerosi concerti, tutti gratuiti, con gruppi che vengono un po' da tutta Europa. Ci saranno alcuni gruppi italiani, ce ne sarà uno sloveno, uno svizzero e uno olandese, tanto per farvi un esempio. Questa sera concertone invece al teatro I Portici di Fossano, ma i biglietti rimasti ahimè sono pochissimi, ci sono i The Swingle, che sono il gruppo di testa di questa edizione di Vocalmente. Si continua ancora domani mattina, chi vuole farsi una bella passeggiata nel centro storico avrà la possibilità di ascoltare una splendida esibizione intorno alle 11.30 davanti al Sagrato del Duomo di Fossano, e poi dalle 2 per tutto il pomeriggio, di nuovo nel cortile del Castello degli Acaia, c'è Vocal Loops, che è una competizione un po' particolare, perché è una competizione basata sull'utilizzo della Loop Station, una tecnologia che permette ad un singolo di registrare, di creare una vera e propria canzone dal vivo sul momento. Ancora domenica sera, l'ultimo appuntamento, questa volta è con la World Music, con le Women of the World, che arrivano dall'Università di Berkeley. Ed è un programma veramente suggestivo, perché il suono che ha la voce è un suono di uno straordinario potere evocativo, emozionale e via di questo passo. E quindi ci porta veramente molto lontano. Che cosa vi aspettate per questa edizione, Laura Serafini? Guarda, ci aspettiamo la conferma che con l'utilizzo della voce si può fare veramente di tutto. Chi non ha mai avuto modo di avvicinarsi alla musica cappella molto spesso la ritiene un genere che limitato, piuttosto che noiosetto, concedimi il termine. Invece soltanto con la voce si possono veramente fare di tutto. I generi musicali che si possono proporre sono tantissimi. Noi siamo un po' legati, no, a quello che era il gregoriano, ecco, quella era musica cappella, ma dal gregoriano a quello che oggi è la musica cappella c'è davvero un universo di stili, di strumenti, di improvvisazioni, di creazioni, di formazioni. È tutto un mondo veramente da scoprire. All'estero ci sono tantissimi festival come il nostro, ma Vocalmente in sole 3 edizioni è diventato uno dei più importanti festival a cappella del mondo. E questo è molto importante, uno dei più originali, è un grande elemento di attenzione per chi non conoscesse il canto a cappella, lo deve veramente scoprire. Un gruppo fra i tanti, da Swingle Singer per esempio, no? uno dei tanti, sicuramente troverà delle cose. Tra l'altro ricordo Swingle Singer perché è stato sigla per parecchio tempo, l'aria
aria sulla quarta corda, per esempio, fatto con gli strumenti della sola voce, sono veramente cose straordinarie. Laura Serafini, grazie ancora. C'è la possibilità per informarsi anche del sito di Vocalmente, vero? Assolutamente sì, www.vocalmente.net. Siamo anche su tutti i principali social, Facebook, Twitter, Instagram, sempre cercando Festival Vocalmente ci trovate, vengono aggiornati costantemente, ci sono tutte le informazioni e per tutti quelli che possono vi aspettiamo fino a domani sera a Fossano per ascoltare buona musica a cappella. Buona musica, ma soprattutto buona voce a Vocalmente, con questo nome già bellissimo per un altrettanto bel festival. Grazie ancora Laura Serafini e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti voi e buona giornata.